Bene, eccoci qui. Buongiorno e soprattutto buon lunedì. Direi che è il modo migliore per cominciare la settimana questo. Un bel pranzo al consolidato, eh? Però dai, d'altronde ci cominciamo di nuovo proprio in cuore al periodo in cui piano piano faremo i bilanci 2019 e quindi ci tocca anche questo. Chi lo sa che magari qualche società quest'anno scopra di dover fare il consolidato. Bene, dai, scherzi a parte, andiamo subito a bomba, che così sfruttiamo bene il tempo e soprattutto il nostro ospite, che dobbiamo spremere fino all'ultima goccia, il nostro caro Stefano Carrara di Linus, che ringrazio innanzitutto per essersi Grazie. prestato a questa iniziativa, che mi fa molto piacere, e soprattutto per metterci a disposizione quello che è la forza di Linus, che è una base dati, una capacità di elaborazione forte, grande, e quindi ci consente di avere una view veramente dall'alto. Quindi mi piace molto ogni tanto avere questa helicopter view che Linus ci consente di avere. Ma andiamo subito a bomba. Il tema di oggi, ecco, ragazzi, è il bilancio consolidato, ma scoprirete un sacco di cosettine. Lo utilizzeremo anche per fare altri ragionamenti. Ma bando alle ciance, lascio subito la parola a Stefano, che chiaramente sappi, ti interromperò, ti romperò, ti farò domande, per entrare subito a bomba e prima facciamo parti un pochino più istituzionali per capire bene di cosa stiamo parlando e poi entriamo nel merito. Grazie Stefano. Grazie, è un piacere e grazie a voi per l'invito. Io partirei a bomba e cerchiamo di dare qualche informazione sui bilanci consolidati. Naturalmente interrompimi e bloccami quando vuoi, perché l'idea è di fare qualcosa di interattivo e di non banale, soprattutto per chi ci ascolta, che immagino abbia un background finanziario, ma c'è un po' di tutto naturalmente. Se cortesemente avanzi nella presentazione, iniziamo a dare qualche nozione importante. Vabbè, questa è abbastanza, partiamo con una cosa abbastanza semplice, sul perché poi si vanno a fare i bilanci consolidati. La risposta è una, ovvero fornire una visione, un'immagine di un gruppo di imprese che sia netta di quelle che sono le relazioni interne a livello di gruppo, e quindi capire un po' qual è il peso netto, consentimi questa espressione, Ivan, del gruppo sul mercato preso complessivamente, e identificare poi le varie duplicazioni che andiamo a vedere meglio poi con qualche esempio reale. Quindi sgonfiamo, mi piace la parola che hai scritto sotto, sgonfiare le duplicazioni di valori. Quindi nasce una norma, Stefano, che serve, se ho ben capito, a dire, guarda che non è che puoi fare la somma fra il bilancio A e il bilancio B, perché ti spiego che i numeri si possono duplicare e se si duplicano a me sembra che il gruppo sia enorme quando in realtà è più piccolino, giusto? E allora l'obiettivo della norma è quello di sgonfiare il silicone, andare sul buono. Assolutamente sì, ci sono consolidati e consolidati. Nella logica naturale delle cose, i rapporti tra gruppo dovrebbero riflettere le relazioni di business che ci sono fra il gruppo, perché in un gruppo di 10 aziende come quello che utilizzeremo come cavia fra qualche minuto, vedremo che ce ne sarà una, la capogruppo, che ad esempio sarà deputata unica e esclusiva alla gestione degli acquisti nei confronti del mercato esterno. Quindi c'è una chiara connotazione gestionale e imprenditoriale, e questa collocazione si riesce a intuire anche dal bilancio consolidato. Quindi questo è il senso della norma, non che non siano importanti questi rapporti, perché dietro c'è una logica imprenditoriale, ma ai fini della rappresentazione verso l'esterno, io non devo vedere, non devo essere influenzato da questo silicone, quindi devo in qualche modo usare un diluente per toglierlo. Esatto, perfetto. Quindi diciamo, e quindi è un obbligo quello del consolidamento che però purtroppo non abbiamo dappertutto. Soprattutto servono, se ho ben capito, due cose. Uno, che esista il controllo fra società e società, cioè quindi che le società partecipino una con l'altra, giusto? E Corretto. poi, quindi faccio un esempio, se io e te siamo soci di una società, ma poi io e te, persone fisiche, siamo soci di un'altra società, non dobbiamo consolidare. Se invece io e te siamo soci di una società e la nostra società è socia di un'altra società, allora lì, se superiamo i limiti che adesso ci dirai, si entra nell'obbligo di consolidamento, giusto?
Sì, l'obbligo del consolidamento è fissato da una legge. Qua abbiamo richiamato le casistiche principali. Lungi da noi voler andare ad esplorare tutti i sottocasi, rimando alla legge stessa che abbiamo citato per vedere questi casi. Generalmente vengono fissate delle soglie dimensionali e quindi l'aver superato per almeno 2 esercizi consecutivi almeno 2 di quei 3 limiti che vediamo, quindi 20 milioni di totale attivo o 40 milioni di totale ricavi, oppure i classici 250 dipendenti che non si negano mai a nessuno quando si parla di soglie dimensionali. Attenzione, vi do subito un numero che abbiamo stimato in questi giorni, proprio in preparazione di questo webinar, ovvero che le società in Italia che hanno ricavi inferiori a 40 milioni, noi abbiamo anche messo una soglia inferiore nostra di rilevanza, stabilita in 10 milioni, giusto per escludere quelle veramente molto piccole, e che hanno un totale attivo inferiore a 20 milioni, sono circa 10.000 in Italia, per cui esistono potenzialmente circa 10.000 società che, pur presentando le caratteristiche che tu hai citato, Ivan, del controllo, non sarebbero tenute alla redazione del bilancio in formato consolidato. Quindi parliamo di una parte sicuramente importante della nostra economia che non cade all'interno di questo obbligo. Sì, diciamo che per noi non è, infatti non è facile osservarlo perché poi 40 milioni e 20 milioni è inteso come gruppo, no? Però come fai a sapere, bisogna basarsi sulla società singola, quella che magari già da sola supera, perché poi magari ha delle società più piccole. A me capitano dei consolidati dove hanno la holding sopra un'altra immobiliarina, ma che fa i 40 milioni è quella che poi fa scaturire il consolidato. E dopo Certo. questa norma che ci dice: evitate il consolidato solo se state sotto questi limiti per 2 anni, quindi se lo superi anche per uno per un anno, te lo cucchi, però di gruppo. E allora c'è sempre questa matricina di gruppo che viene messa, che quindi il commercialista tiene tutto controllato per vedere se non si superano i limiti della somma delle società. E qui invece davvero quando si fa questo si fa la somma, dopo si consolida. Però mi piace molto quello che hai da dirci adesso, perché questo mi ha sconvolto quando me l'hai raccontato. Cioè, come si studia il consolidato? Allora, c'è un problema molto pratico e penso che chi ci ascolti sia interessato perché penso che più volte avrà avuto a che fare con questo problema, ovvero sapete che da diversi anni in Italia esiste, in Europa esiste lo standard di formare la tassonomia bilancistica XBRL, che significa che il bilancio e la nota integrativa vengono depositati presso il registro delle imprese seguendo delle regole ben precise. Immaginate dei cassettoni, no, dove la normativa ci dice che questa informazione va in questo cassetto, quest'altra in quest'altro cassetto. E questo è molto importante, primo per un fatto di ordine, ma soprattutto perché questo è un formato digitale. Digitale vuol dire che qualsiasi strumento opportunamente settato, noi utilizziamo Linux, ma si possono utilizzare Excel o altre piattaforme, evidentemente, può leggere ed elaborare in tempi veramente rapidi un bilancio che abbia quel tipo di formato, perché è un formato nativo originale. Invece, per ragioni legate alla tassonomia, ci sono una serie di imprese che sono poi quelle che sono indicate lì, che sono escluse dall'obbligo di depositare il bilancio nel formato digitale, chiamiamolo così per semplicità, e quindi lo deposito ancora come una fotografia. Quindi il famoso bilancio ottico, PDF se va bene, è quello che va a riflettere i bilanci di tante imprese grandi, ad esempio quelle che sono quotate in borsa, quelle che seguono i principi contabili internazionali e alcuni altri casi. La sostanza è che secondo noi c'è un paradosso, no? Per cui più sei grande, importante, rilevante e meno hai l'obbligo di andare a dare un'informazione digitalizzata. Allora nel mercato, e concludo la riflessione, cosa succede? Succede che gli operatori della business information, quindi dai grandi nomi noti, no, fino a quelli un pochino più piccoli, a volte danno un valore aggiunto, a mio avviso, molto apprezzabile, nel senso che prendono il bilancio ottico e lo digitalizzano, quindi lo digitalizzano a manina, per cui creano un formato digitale e poi lo rendono disponibile per i vari report di cui tutti noi andiamo a fruire. Scannerizzano e quindi tu ci stai dicendo per noi diventa più difficile studiare questi che quelli delle aziende normali. Ma pensa a te, questa cosa è veramente Corretto. interessante.
Corretto. Però mi sembra di capire che anche come piattaforma il problema lo avete un po' risolto, però è un intervento manuale, Allora, noi l'abbiamo risolto, perché Linus poi permette di fare questa digitalizzazione, perché alla fine il bilancio consolidato ha una struttura che è estremamente simile a quella del bilancio ordinario, c'è qualche voce in più, ma diciamo, non sono voci particolarmente complesse da gestire, oppure ci possiamo anche rivolgere come piattaforma di elaborazioni ad altre società che fanno questo prima di noi. Quindi abbiamo diverse soluzioni che poi mettiamo a disposizione dei nostri analisti e dei nostri clienti. Certo è che in qualche modo quel dato deve essere digitalizzato, altrimenti se ne può fare poco, ma guarda che la digitalizzazione la fa anche il singolo, no, professionista che magari non ha grandi piattaforme quando si mette lì a copiare in Excel. I punti principali sono due. Il primo è che io comunque sto lavorando su un dato ufficiale e nel momento stesso in cui lo vado a digitalizzare lo deufficializzo dal punto di vista poi del valore legale perché creo un altro formato. Il secondo è che siamo tutti bravissimi, non sbagliamo mai, però c'è sempre la bestia dell'errore quando si fa qualche digitazione manuale, quindi è opportuno, no? E questo noi per fortuna lo facciamo, effettuare poi dei controlli a posteriori una volta che hai digitalizzato questa informazione. Quindi attenzione perché c'è proprio un tema da praticoni, se vuoi, faccio questa digressione molto poco nobile, ma a mio avviso molto operativa, da risolvere. Bene, e qual è la dimensione di questo problema? Cioè, quanti bilanci consolidati ci perdiamo nella parte ottica, non ottica? Vediamo questa slide che mi hai molto colpito quando me l'hai spiegata. Allora, i bilanci consolidati, e quindi depositati come tali presso il registro, secondo una nostra stima, sono poco inferiori a 5.000. Quindi stiamo parlando di circa 5.000 bilanci depositati in formato consolidato. Per chi non avesse poi dimestichezze con questi numeri, ricordo che più o meno i bilanci depositati presso il registro delle imprese sono nell'intorno del milione, quindi chi deposita il bilancio deve essere, sono le società di capitale, l'SRL, l'SPA e altri soggetti al di fuori, quindi non stiamo contando le società di persone, gli imprenditori costituiti in forma individuale o le partite IVA, per cui stiamo parlando dello 0, sul totale della numerica dei bilanci che sono depositati. Tuttavia, dal punto di vista del peso, io ho volutamente riportato qualche numero perché abbiamo fatto una piccola analisi rapida. Su 4.700 abbiamo preso un campione di poco meno di 4.000 con i dati del 2018. L'abbiamo aggregato perché Linus ha queste funzionalità di somma e di creazione dei gruppi di fatto in maniera molto rapida e stiamo parlando di 1 miliardo 274 milioni di ricavi complessivi, per cui stiamo parlando di un numero esiguo di imprese, ma che dal punto di vista del peso sull'economia è veramente molto molto importante. Ok, quindi diciamo che stiamo impegnando il tempo dei nostri amici per lo 0,5% delle aziende, cioè dei bilanci, scusa, però per un importo di ricavi, insomma, non banale. Insomma, l'italiano, che con il rapporto debito-PIL, che noi abbiamo più di 2.000 miliardi di debito, che è più del PIL, però insomma, fatto 1.500 miliardi, qua comunque ce n'è uno nei consolidati e non è poco. Però mi interessa molto il numero sopra. Cosa ci racconti su quello? Allora, lì abbiamo seguito una provocazione che però ha dato dei risultati interessanti, che è questa. Andiamo a vedere non solo le società che per soglie dimensionali non rientrano nell'obbligo del consolidamento, ma andiamo a vedere quante sono più o meno, facciamo una stima di quante sono le persone fisiche che detengono almeno due partecipazioni in altrettante società italiane, in questo caso superiori al 50%. Perché superiori al 50%? Perché quella è indiscutibilmente una soglia che viene definita anche dalla legge, soglia di controllo. Poi ci sono tanti altri sottocasi che qua non abbiamo naturalmente modo di andare ad includere. Ebbene, il risultato è quello che vedete lì in verde, quindi quasi 80.000 persone fisiche italiane hanno partecipazioni, almeno due partecipazioni in altre in società e le hanno in forma maggioritaria. Quindi questo sta a significare che
C'è un'altra area che andrebbe probabilmente approfondita dove non vige l'obbligo di consolidare il bilancio. È interessante capire, qua magari ci puoi aiutare tu, che sei sicuramente più ferrato di me su questo argomento, perché io decido di avere una partecipazione piuttosto che dichiarare una bellissima SRL che fa da holding, la quale a sua volta ha delle partecipazioni. Allora, bellissima questa analisi perché da un lato ci dice quanti gruppi informali potenziali abbiamo e hai toccato, essendo stato chiaramente molto prudente nei parametri per non sbagliare, hai fatto benissimo, 78.000 situazioni di questo tipo. Se avessi abbassato magari al 40% o addirittura aziende che comunque hanno una partecipazione in un'altra azienda, ma non consolidano. Cioè, avremo un mostro. E allora ecco qui il cuore, no, della nostra attività di oggi, che noi cerchiamo di tirar fuori da quello che impariamo sul consolidato qualcosa da usare in queste realtà qui, che sono quelle più numerose. Purtroppo loro non esplicitano, ma capendo come funziona il consolidato, capiamo quanti rischi abbiamo quando guardiamo queste realtà qui. Succede tantissimo in banca, no? Poi in banca succedono anche delle cose assurde perché alcuni imprenditori mi dicono: no, guarda, apro un'altra SRL, sai perché? Faccio no, perché così almeno se è nuova, magari la banca di sicuro mi apre il conto e magari mi dà anche un fido. Se la tengo dentro la realtà, non me lo fa. Guarda, io ti dico, ma se, ascoltatemi tutti, anche voi che siete lì, esseri malefici, domani io vado a fare una fusione, fondo tre società che continueranno a fare la stessissima cosa, piccole. La banca che finanzia tutte e tre mi ha già detto: eh sì, dopo la fusione rivediamo i fidi. Cioè, ma sono le stesse aziende al fondo, perché mi devi rivedere i fidi? Perché se è una unica non possiamo, vabbè, non possono concentrare il rischio, ma le detengono le stesse persone. Questa cosa mi manda i pazzi. Ma questa è la realtà italiana, con tutti i rischi, no? Che una società fatturi all'altra, eccetera, eccetera. Cioè che crei magari anche dei movimenti di comodo che alla banca fanno tanta paura. Però andiamo avanti allora a esaminare i gruppi, che così vediamo che cosa impariamo anche per quelli informali. Ecco, se torno indietro un secondo, volevo dire un'ultima cosa Yes. sulla slide precedente, grazie. Quello che ha detto Ivan è estremamente interessante perché noi possiamo, anche basandoci su dei dati pubblici, in alcuni casi, non nella maggior parte dei casi purtroppo, provare a ricostruire tutte le poste alcune poste che esistono fra società, anche se queste società non consolidano il bilancio. Ci sono un po' di accortezze da seguire, quindi leggersi molto bene le note integrative, perché nelle note integrative ci sono tantissime informazioni e non informazioni interessanti. A volte io li chiamo i silenzi assordanti delle note integrative, no? Quando alcune cose non vengono dette, seppur queste cose non sono obbligatoriamente da dire, ma mancano, allora mi vengono dei sospetti e, essendo un malpensante, poi magari questi sospetti li traduco in certe simulazioni che faccio nell'aggregazione dei bilanci. Ne vogliamo citare una di questi silenzi assordanti, la legge più bella e più disattesa, un punto della nota integrativa che obbliga a spiegare i rapporti con le parti correlate, non collegate, perché poi il collegamento sai che è detenere per esempio. Correlato è qualcuno che ha un rapporto con te, può essere tuo cugino, un'azienda in cui tu sei comunque socio. Allora la nota integrativa ti dice: devi spiegare e segnalare le operazioni fatte con le parti correlate. E uno dice: allora mi dai tutte le informazioni lì di quelle che ho bisogno. E poi aggiunge: purché non condotte a condizioni di mercato. Allora tu cosa scrivi? Oh, tutti i rapporti con le parti eventualmente correlate, eventualmente poi, cioè, giusto per dire, sono fatti a condizioni di mercato, punto, zero, informazioni zero. Cioè, la legge più disattesa, no, l'ha fatto la scappatoia, quindi hai voglia di ricostruire i movimenti infragruppo, è complessissimo. Solo una banca che è unica banca, che ha tutti i conti correnti di tutte le società del gruppo informale, potrebbe risalire a qualcosa. Assolutamente d'accordo, quello è un caso di silenzio assordante. Bene. Allora, qua Allora. iniziamo a entrare un po' nel vivo, nel senso che abbiamo detto perché i gruppi devono consolidare e andare subito sull'ultima parte, ovvero iniziamo a vedere, magari
con l'ausilio, no, di un caso che per me è stato scelto in maniera così assolutamente randomica, se lo posso dire. Andiamo ad analizzare una situazione reale e andiamo a vedere perché il bilancio somma, o meglio la somma dei vari bilanci intesi come conti economici e stati patrimoniali delle società controllante e controllate dall'altra parte, è radicalmente diverso dalla visione consolidata del bilancio, il che non vuol dire che il consolidamento debba necessariamente essere l'unica via di analisi, perché a seconda della finalità della mia analisi potrei anche essere interessato nel vedere le singole all'ordo delle poste consolidate. Quindi, ma questo lo vediamo meglio nei numeri. Fantastico, quindi consolidare il bilancio è molto diverso dal sommarlo e allora un motivo c'è per cui si fa, no? Cosa ci racconti Allora, qui? spieghiamo un po' l'esercizio. Abbiamo scelto dai nostri amici di BBiz, che leggiamo sempre, una notizia interessante che riguarda una bellissima azienda produttrice di vini. Tra l'altro, io sono anche un consumatore, come ti ho detto prima, del loro primitivo di Manduria, che è eccezionale. Non interessa a nessuno, però mi sembra corretto No, no, dirlo. mi interessa Allora, perché me lo ti andrò a dà prendere. l'indirizzo, fantastico. Esatto. Allora, quello che abbiamo fatto relativamente a questa società, quindi la Farnese Vini, che è appena stato oggetto di un eccellente deal, è stato di analizzare tre diversi aggregati. Il primo, partendo da sinistra, il bilancio già depositato in formato consolidato, quindi una informativa contabile finanziaria nella quale già a monte sono state consolidate le partite della controllante e delle nove controllate del gruppo, e questo è un pezzettino. Andando verso destra, abbiamo anche analizzato, sempre della società controllante, che è la Farnese Vini, il bilancio di esercizio, quindi il bilancio redatto secondo le classiche, no, regole di composizione del bilancio, quindi inerente a quella società in particolare. L'aggregato che vedete verso destra è un aggregato che abbiamo creato con quella funzionalità di cui ti parlavo prima di Linus, di creazione di gruppi di fatto, gruppi virtuali, che dir si vogliano, e quindi abbiamo preso le stesse società nel perimetro di consolidamento, e questa informazione l'abbiamo recuperata dal bilancio stesso ufficiale, e abbiamo fatto il bilancio somma, quindi la somma dei conti economici, la somma degli stati patrimoniali. Questo è stato reso possibile dal fatto che, nonostante tu possa avere dei bilanci pubblici con delle strutture leggermente diverse, perché se devi sommare le righe di un conto economico di una microimpresa, del conto economico di una società che deposita in abbreviato, di un ordinario, avrai un numero di righe probabilmente diverso. Quindi, essendo Linus uno strumento che permette di riclassificare nello stesso modo, capisci bene che poi la somma diventa molto agevole anche con dati non standard. Per cui andiamo a vedere cortesemente un po' quello che è successo. Allora, questa è una fotografia presa dal bilancio ufficiale con evidenziate delle informazioni, dove semplicemente andiamo a richiamare qual è il perimetro dell'area di consolidamento. Quindi tutti i principi poi sono spiegati per chi fosse Ah, quindi qua sei interessato. stato fortunato perché erano tutte detenute in maggioranza, quindi col metodo integrale consolidate, perché il metodo integrale di consolidamento prevede la somma di tutti i valori e quindi Esatto. il consolidato e il bilancio somma è confrontabile. Lo dico agli utenti, Giusto. alcune partecipate minori vengono consolidate col metodo proporzionale. Il metodo proporzionale quindi prevede di prendere solo una piccola parte di attivi e passivi, o addirittura c'è un metodo dove si sostituisce la corrispondente quota del patrimonio. Quindi solo quando c'è il consolidamento col metodo integrale riuscite a avere questa analisi che vi farà vedere adesso il buon Stefano. Fantastico. Vado avanti allora. Esatto, sì. Allora, qua abbiamo le stesse società con alcuni valori chiave per la comprensione generalmente a primo livello, no?
degli aspetti economico-finanziari messe una di fianco all'altra. Quindi vediamo subito che se vado a sommare i ricavi delle 10 società, quindi qua ricordo siamo al lordo, non al netto delle poste di consolidamento, abbiamo un valore di 86 milioni con una distribuzione dimensionale che insomma già mi dà qualche informazione sul gruppo, perché mi fa capire che la capogruppo è veramente capogruppo in tutti i sensi, e su questo secondo me già possiamo trarre qualche prima considerazione, no? Innanzitutto vediamo che gli EBITDA, quindi i margini operativi di tutte le società sono positivi, e questa è un'analisi, se vogliamo, di contributo teorico, no? Al margine totale che può essere dato dalle varie società. Siamo ancora al lordo, lo ricordo, che vale la pena approfondire. Poi a me, Ivan, interessa molto richiamare l'attenzione sulla colonnina di destra, perché faccio delle lucubrazioni, ma senza essere andato poi onestamente così in profondità. La posizione finanziaria netta, che ricordiamo è il netto tra i debiti finanziari, in questo caso quelli bancari, e la liquidità, è sempre negativa, secondo l'INUS, in tutte le singole società, tranne che per la capogruppo. Negativa vuol dire che c'è liquidità in eccesso rispetto al debito finanziario presente in quella società. Quella è un'informazione, nel senso che se mi trovo una capogruppo che invece ha una posizione finanziaria positiva, dove, ovvero l'indebitamento superiore alla liquidità, potrebbe essere che magari quella società adotta una strategia di cash pooling, per cui è la capogruppo che si finanzia con le banche e poi finanzia a sua volta le controllate, oppure potrebbe essere che i contratti, no, che poi è un po' la stessa cosa in effetti, col mondo bancario vengono unificati, no, e la gestione viene data in capo solo al direttore finanziario della capogruppo, che poi insomma gestisce e smista. Un cash pooling e cose del genere. Allora, quindi tu mi stai dicendo, se io, Ivan, facessi l'analisi, passami la licenza, da stupidone, mi sommo tutto, mi dico, ma questo è un gruppo che fa 113 milioni di ricavi con un EBITDA di 15 milioni, leggo l'ultima riga, e una PFN di 24. Quindi il rapporto PFN-EBITDA, sai che adesso piace tanto, è inferiore a 2, quindi ha voglia, cioè altro che il 4, 5, 6, che sono i numeri massimi. Però adesso mi ha incuriosito e voglio sapere invece il consolidato com'è di sta roba, se c'è tanto silicone oppure no. Quindi, e se Andiamo non andrà bene sarà colpa a tua. vedere. Sempre, sempre colpa mia, lo so. Eccolo, eccolo. Wow. Allora, qua abbiamo le stesse tre analisi, quindi la prima colonna è la rappresentazione, in questo caso con la grafica di Linus, del bilancio consolidato che abbiamo ricassificato, che abbiamo visto prima. Quindi prima colonna è una ricassificazione di un dato ufficiale che non è stato assolutamente modificato, è stato semplicemente riclassificato in uno schema di lettura più funzionale all'analisi finanziaria e gestionale. La colonnina in mezzo invece rappresenta lo stesso schema per quanto riguarda il bilancio ordinario d'esercizio della capogruppo, e la colonnina di destra, vengo alla tua domanda, è il dettaglio di quello che abbiamo visto prima. Prima abbiamo visto che i ricavi somma erano 113 milioni 815, che ti trovi lì in alto a destra col circolino rosso. Ci è sembrato interessante, perché è collegato poi alle logiche di consolidamento, non per altri motivi, andare a verificare quale fosse questa percentuale di sgonfiamento. Attenzione, non lo vorrei dire in connotazione negativa, no? Sgonfiamento è semplicemente il consolidamento, l'effetto del consolidamento, non è che Le elisioni, l'elisione, ecco, no? Poi magari qualcuno ci chiama e ci dice: ma come, voi cosa state raccontando? Assolutamente no. assassini. Allora, esatto. Per quanto riguarda i ricavi, abbiamo 38 milioni di differenza fra i ricavi presi dal bilancio consolidato e i ricavi somma. Per quanto riguarda gli acquisti, c'è parimenti una importante riduzione o consolidamento della voce acquisti. Per me cosa è importante? Poi andare a verificare anche nella formula operativa, nel modello di business che ha l'azienda nella sua stessa organizzazione, che
queste informazioni che i numeri ci stanno dando trovano poi una corrispondenza e noi l'abbiamo fatto e abbiamo visto che in effetti la capogruppo è l'unica società, lo ricordo, che è deputata a realizzare acquisti verso il sistema esterno. Ok? Quindi ci sono e che le controllate danno dei servizi alla capogruppo, quindi questo è spiegato meglio poi nella nota integrativa del bilancio, nel senso che le controllate daranno dei servizi di imbottigliamento, di come dire, processamento di alcune materie prime, quindi fanno anche delle lavorazioni a beneficio della capogruppo, ma questo vuol dire giustificare il fatto che trova riscontro in questa slide che ci sono dei ricavi incrociati e che possono anche essere rilevanti e di conseguenza se ci sono dei ricavi incrociati ci saranno anche degli acquisti incrociati. Per cui io dal punto di vista di quella importante riduzione tra ricavi somma, acquisti somma, ricavi e consolidati consolidati, trovo, no, una buona spiegazione leggendo il dato ufficiale in questo. E comunque a me sconvolge questo prospetto perché stavo facendo due ragionamenti mentre tu parlavi. Quindi hai fatto vedere giustamente che si sgonfiano i ricavi, ma fortunatamente si sgonfiano anche i costi. Quindi vuol dire che una compra dall'altra, però poi si sgonfiano. Anche questi qua, dei costi variabili di produzione, vedo che si sgonfiano bene. Tant'è che, e questo mi sconvolge, cioè 23.000 euro di differenza, l'EBITDA somma è praticamente identico all'EBITDA consolidato, ma con una cosa che mi ha destabilizzato. L'EBITDA margin, questo 20,03 che tu giustamente calcoli sul valore della produzione, è più alto di 7 punti percentuali quando consolido. Quindi infatti, mi dice, guarda che in realtà noi guadagniamo di più, poi si perde nelle duplicazioni il margine, ma la nostra redditività consolidata, cioè verso il perimetro esterno, è maggiore. E questo veramente mi destabilizza. Pensa a te che noi pensavamo solo di trovare cose brutte, no? Sgonfiando i valori. Invece a volte sgonfiando trovi anche cose molto particolari. Ma pensa. Allora proviamo a vedere anche il resto Sì, del conto economico. solo un'ultima cosa sul conto economico, se gentilmente torno indietro di una, che è questa. Hai citato la voce dei costi variabili di produzione che passano da 20 milioni a 14 milioni. Ecco, quei costi nella riclassificazione Linus sono composti principalmente dalla voce B7 del bilancio civilistico, costi per servizi. Nella voce costo per servizi, guarda caso, sono comprese anche le lavorazioni di terzi, per cui gran parte di quello sgonfiamento non fa che confermare quello che abbiamo visto e detto a livello di ricavi acquisti, che probabilmente sono delle lavorazioni per cui ogni azienda specializzata in qualcosa e di conseguenza fa delle lavorazioni a beneficio del capogruppo. Scusa, volevo solo precisare questo. Fantastico. Beh, da qua in basso poi è poco interessante, nel senso che Si conferma tutto l'EBITDA quello che abbiamo si detto fino adesso. conferma Allora vediamo la tutto, quindi parte patrimoniale. non commenterei, andrei direttamente al patrimoniale. Sì, Allora, ecco, ecco, le mobilizzazioni finanziarie, quello un classico. le mobilizzazioni finanziarie sono fondamentalmente costituite da partecipazioni che la mamma detiene nelle controllate. Quindi è chiaro che in ottica di consolidamento, poi anche lì ho visto che ci sono metodi e modalità diverse, però il concetto è che in ottica di consolidamento devono essere elise, altrimenti sarebbe come avere una partecipazione in te stessa e dare una rappresentazione di questo, che insomma è una cosina che non va bene. Per cui abbiamo 9 milioni circa che passa praticamente a quasi zero. Le mobilizzazioni materiali, invece, leggendo, spulciando tra le note, sono costituite da un avviamento, probabilmente per qualche precedente passaggio a livello di private equity, a livello di operazioni straordinarie, quindi vengono mantenute, non essendo un qualcosa che riguarda le società, tutte le società del gruppo. A me piace vedere che cosa? Che le voci. Crediti, clienti, debiti fornitori e rimanenze sostanzialmente sono abbastanza equilibrate tra la visione somma e la visione consolidata. Perché? Perché
i rapporti che abbiamo appena citato di costi e ricavi tra le varie società, se generano come generano crediti e debiti, ecco che obbligano ad inserire queste poste nelle poste altri crediti e altri debiti. Lì sì che vediamo delle differenze. Ad esempio, faccio notare che la 6.3 Linus altri debiti passa da 15 milioni e mezzo a 2 milioni e 7, quindi la differenza è data da altri debiti, quindi debiti verso controllanti, collegate, controllate, perché Linus aggrega queste voci nella voce 6.3, che nell'ottica consolidata devono essere elisi. Stessa cosa per i crediti. Quindi io mi aspetto che questo tipo di sgonfiamento sia quello principale quando andiamo a guardare un bilancio consolidato. Sei d'accordo? Soprattutto quando hanno rapporti commerciali, come in questo caso, perché una vende all'altra e via andando. E la cosa, come giustamente dici tu, nel bilancio civilistico abbiamo i crediti verso clienti e poi, sempre nel circolante, crediti verso controllate, controllanti e collegate e controllate dalle controllanti. Quindi fantastico. Però il capitale investito rimane sostanzialmente uguale perché abbiamo questi sgonfiamenti. Ma aumenta un pochino le mobilizzazioni materiali. Questo sarà interessante capire come mai. Perché è molto strano che da 11 passino a 13, quindi o ci sono delle voci di, non lo so, rivalutazioni o cose del genere, perché è molto strano che un valore si gonfi invece che si sgonfi dalla somma al consolidato. Quindi quello è un caso un po' di specie, ma lo approfondiremo Questo in un lo altro possiamo momento. approfondire a richiesta, poi questo volentieri. Vai passivo, cosa notiamo qua? Allora, la parte a mio avviso è più interessante, che è legata anche alla definizione iniziale che abbiamo dato di bilancio civilistico, di bilancio, scusami, consolidato, è quella sotto, prima ancora di parlare del capitale, è quella relativa alla liquidità e ai debiti finanziari, perché probabilmente corrisponde al fatto che c'è una società che detiene rapporti nei confronti del mondo bancario, e il mondo bancario è esterno, è terzo rispetto alle logiche di consolidamento, e di conseguenza, se io ho la capogruppo che ha 1 milione di debiti e ce li ha solo lei, non è che consolidando debbano essere lisi questi debiti, ma restano lì perché sono debiti verso il mondo esterno, fammelo chiamare in questo modo, ma giusto per fare capire. Stessa cosa la liquidità. La liquidità somma è esattamente identica all'euro, alla liquidità è consolidata. Quindi questo è sicuramente interessante da Pazzesco. E vedere. si conferma ancora quel PFN EBITDA e questo è molto importante, perché se l'EBITDA si fosse ridimensionato molto e la PFN fosse rimasta così o maggiore, avremmo avuto delle differenze. Invece è un gruppo che per ora sta facendo vedere insomma, una certa solidità, poi bisognerebbe andare a vedere una per una, però molto interessante. Allora, qua veniamo a delle questioni che gli analisti sollevano sempre, no? Quando ho un consolidato, cosa faccio? Evito di fare l'alternasi classica oppure no? In realtà non esiste, no? Un meglio o peggio, come sempre c'è un dipende, no? E non tacciatemi di dare la risposta da consulente, ma in realtà è così. Perché se devo capire i rapporti netti verso il mondo esterno, è chiaro che il consolidato, che sia quello ufficiale o che provi io a fare un consolidato, rimane la strada maestra. Però questo non vuol dire che il consolidato dia tutte le risposte. Per esempio, guardiamo tre cose rapidissime, no? Se vai avanti, se voglio andare a valutare la crescita, abbiamo fatto un esempio veramente stupidissimo, abbiamo visto a livello consolidato, quindi abbiamo preso il bilancio consolidato del gruppo, il quale rispetto all'esercizio precedente, a livello di ricavi, ci presenta una variazione del 10%. Quindi il gruppo già al netto, no, degli sgonfiamenti fa più 10%. Poi andando a vedere la distribuzione delle società che operano all'interno del gruppo, vediamo che in realtà ne abbiamo due, no, se vai indietro, ne abbiamo due di società. Ok, la colonnina in mezzo dove dice tra meno 5 e 0, che hanno avuto una diminuzione dei ricavi compresa tra 0 e meno 5%. Allora l'analista qua in 2 secondi deve capire se questa diminuzione di queste due società è relativa al fatto che hanno cambiato le regole del gruppo, allora non me ne frega niente perché avrà, no, la capogruppo darà gli imbottigliamenti da fare ad un'altra, va bene.
oppure se anche al netto di queste poste invece c'è qualche segno di scricchiolamento e magari andare a capire perché queste qua hanno fatto meno sui ricavi. Interessante. Altro esempio di analisi rapidissima è se voglio confrontare una società del gruppo che fa una certa parte, che copre una certa parte della catena del valore, quindi chi fa l'imbottigliatore, chi fa invece la vendemmia, chi invece fa la parte commerciale, e allora non posso confrontare un consolidato con singole società esterne al gruppo che fanno uno di quei mestieri lì. Devo necessariamente andare a capire qual è la società da confrontare e poi crearmi un benchmark. Qua il benchmark l'abbiamo fatto in maniera molto, molto scolastica, abbiamo preso società che hanno l'Ateco identico alla Farnese Vini e lì mi faccio le mie considerazioni. E questo lo posso fare sia utilizzando i numeri della Farnese Vini, che in quel caso sono quelli del bilancio d'esercizio, quindi pre-consolidamento, sia simulando io, come vedremo fra qualche minuto, di fare un piccolo consolidamento e poi utilizzare quel numero, no, che sconta le poste principali di consolidamento, ma solo di una società, non di tutto il gruppo, e quindi confrontare quella società con altre società che sono fuori sul mercato. Ah, però. L'ultima è anche cercare di capire nelle dinamiche industriali qual è il contributo di ciascuna azienda al business del gruppo. Quindi a me interessa sì capire, come dicevi tu prima, che l'EBITDA consolidato è un EBITDA buono, che non ho uno sgonfiamento, però voglio anche capire quell'EBITDA lì dove si va a formare. Perché? Perché sono qualcuno che vuole fare un'acquisizione, perché sono un analista esterno, perché sono la banca, e allora capire dove si genera la cassa, capisci bene che diventa molto importante. Questa informazione non me la dà tanto la logica del consolidamento quanto la logica di analisi delle singole aziende, ancora una volta. Sì, in questo caso uno dice, vabbè, Farnese e Rodea fanno quasi il 90% del gruppo, no? E tutto il resto sono come EBITDA, molto interessante. Altra domanda che spesso ci arriva, è sempre da praticoni, noi lavoriamo con i dati, quindi ci piace cercare di essere pratici, è: ma io come faccio a consolidare, a redigere un consolidato in due casi? Quando, primo caso, il gruppo che sto guardando non rientra per varie ragioni in quelli che sono tenuti a redigere un consolidato, quindi non c'è un bilancio consolidato, ma io so che ci potrebbe essere. Oppure, secondo caso, magari c'è un bilancio consolidato, ma a me interessa vedere una visione deconsolidata di una sola delle società del gruppo. Quindi voglio vedere la Farnese capogruppo al netto delle poste che consolida. È chiaro che per fare questo a livello di grande precisione devi avere la prospettiva interna e l'accesso a contabilità, quindi inutile stare qua a raccontarci. Però si può fare qualcosina, qualche giochetto, qualche simulazione anche col dato esterno. Se vai avanti, gentilmente lo vediamo. Allora, non confondetevi troppo per i colori e i numeri. Quello che vediamo lì è sulla Farnese Vini SRL, quindi stiamo parlando della capogruppo, stiamo analizzando il bilancio non consolidato, ma quello ordinario, Individuale. individuale. Vediamo che la società ha delle operazioni infragruppo. Quindi la prima cosa da verificare è se esistono tracciate delle operazioni infragruppo. Benissimo. Vediamo l'ammontare in alto a sinistra. Andando verso destra, vediamo che queste operazioni infragruppo sono dei crediti e debiti verso controllate. E leggiamo qualcosina di interessante sulla nota integrativa che ci spiega, no, che le società controllate danno servizi, eccetera, eccetera. Non voglio dilungarmi, e abbiamo l'informazione che ci serve. Adesso il tema è: come simulo per questa singola posta, poi ce ne sono altre, ma il tempo non è sufficiente naturalmente, un deconsolidamento parziale solo sulla Farnese. Permetto che questa operazione non ha alcun tipo di valore legale, è solo un'operazione che fa l'analista per farsi un'idea più precisa del business di quell'azienda lì. Se fai clic, andiamo a vedere. Ecco qua. In alto a sinistra abbiamo il conto economico della Farnese e in basso a destra lo stato patrimoniale riclassificato. Ecco che gli importi che abbiamo visto prima possono, ma non c'è una regola fissa, ma possono essere inseriti in rettifica degli importi, ad esempio dei ricavi e degli acquisti. Cioè, se io ho letto che ci sono operazioni infragruppo, immagino che quando la Farnese o la capogruppo venda qualcosa alla
controllata abbia un incremento dei ricavi e di conseguenza un incremento dei crediti, prima no, che il credito venga incassato, e viceversa dalla parte opposta. Quindi semplicemente in questo caso andrò a delidere nel conto economico e nello stato patrimoniale per mantenere la quadratura queste due poste. Faccio clic un'altra volta e arrivo ad avere subito una visione consolidata del nuovo stato patrimoniale al netto di questa singola operazione, ma potrei farne altre con la gestione finanziaria, ce ne sono tante, con i costi variabili per elaborazione, eccetera, eccetera. Una visione che probabilmente si avvicina un pochino più alla realtà di questa azienda rispetto a quella dei dati al lordo del consolidato. Ecco, questo è il metodo da seguire. Noi l'abbiamo fatto con Linus, che è predisposto per questo, ma uno lo può fare Certo. con Excel o con altri strumenti. La logica è questa. Sì, che quindi hai preso le cessioni e i debiti e i crediti. Ok. Esatto. E diciamo che cosa abbiamo capito? Che intervenire e consolidare, cioè quello che impariamo dal bilancio consolidato è, ragazzi, non è un caso che abbiano fatto una legge apposita quando i gruppi diventano un po' grandi, perché ci si può giocare un po' troppo con queste realtà. Noi, fortuna, abbiamo preso un gruppo che sembra un gruppo che in realtà fa le sue cose, chiaramente deve consolidare, se una vende all'altra non è illegale e ci mancherebbe altro, ma tant'è che le redditività rimangono uguali e questo è già un ottimo segnale. Io volevo farvi vedere un esempio e ho chiesto una finestra al nostro Stefano. Volevo farvi un esempio di invece una cosa molto delicata che succede nei gruppi anche non consolidanti e è un trucco che purtroppo viene fatto a fine anno sui magazzini. E allora ve lo faccio vedere. Se voi prendete due società che formalmente sono indipendenti e non consolidano, voi potreste fare la lettura stupidona che ho fatto io, cioè dire, ma guarda che bel gruppo, è un gruppo che fa 6 milioni e mezzo di valore della produzione, perché ha 2 milioni di ricavi A, 2 milioni e mezzo B, più 2 milioni di delta nel magazzino, B compra per 4,2, A compra per 1 milione e 8, questa fa 200 milioni, 200 mila euro di utile, questa 300 mila, quindi è pure un gruppo che fa 500 mila euro di ricavi. Bravissimi. Ma se sapessimo che è la legge sul consolidato ti obbliga a fare questo primo passaggio, tutte le vendite di A sono state fatte verso B, e quindi il 100% del fatturato di A è fatto verso B, lo vedete? E sappiamo pure che tutto il prodotto messo a magazzino da B non è altro che quello comprato da A. Ah, però. E allora che cosa dovremmo fare? Seguendo la logica delle elisioni, i ricavi fatti con B devono essere tolti dal bilancio di A e i costi fatti da B verso A devono essere tolti dal bilancio di B. E ci verrebbe da dire, ecco, vedi Ivan, adesso consolidando è un gruppo che si è sgonfiato, è diventato un gruppo da 4 milioni e mezzo con un utile di 500 mila. Ma la fiera, ahimè, non finisce qui. Attenti a non farvi prendere per il naso, perché la legge sul consolidato, in realtà i principi di consolidamento che poi da lì ne derivano, ti dicono che non devi solo elidere i movimenti infragruppo, ma attenzione, devi elidere anche i profitti infragruppo. E infatti noi non abbiamo finito con la prima elisione, perché se B ha messo integralmente a magazzino gli acquisti fatti da A, noi diciamo, ma secondo l'articolo 2426 del Codice Civile, i principi di valutazione, ti dice il magazzino viene valutato al costo di acquisto o di produzione. Ma io dico, è giusto che B metta al costo di 2 milioni il magazzino che ha comprato per 2 milioni? Sì, perché se guarda le sue regole, lei ha pagato 2 milioni. Ma in realtà l'utile fatto da A, che è stato fatto tutto integralmente con la vendita verso B, di fatto è di 200 mila euro perché ha venduto tutto, ha pagato 1,8, ha venduto 2 milioni. Dal punto di vista del gruppo non si è mai realizzato perché un profitto o un credito esista,
deve essere riferito al di fuori del perimetro del gruppo. Qui invece la transazione è stata fatta dentro il perimetro del gruppo e quindi le regole sul consolidamento ci dicono che quell'utile deve essere l'ISO e quindi io non posso valutare il magazzino a 2 milioni, ma lo devo valutare a 1 milione e 8, perché devo fare il magazzino al costo fuori perimetro, non al costo dentro il perimetro. E chiaramente devo cancellare allora 200.000 euro di utile. Adesso la fiera è cambiata. Da 6 milioni e mezzo, 500 mila di utili, siamo passati a 4 milioni e 3 di volumi e 300 mila euro di utili. E questo cosa ci dice, ragazzi? Che è molto pericoloso giocare fra società. Soprattutto la notte del 31-12 succedono dei miracoli, perché le aziende si vendono a fine anno, una mette a magazzino al prezzo di acquisto che ha comprato dalla controparte e quindi lei lo valuta giusto. Però in realtà si sono gonfiati i magazzini all'interno del gruppo gratuitamente con la cessione interna. Ecco perché è così delicato il mondo dei gruppi. Noi cosa abbiamo scoperto col gruppo Farnese, quello che ci ha fatto vedere Stefano? Che invece di magazzino, se non ricordo male, si sgonfiava pochissimo, no, Stefano? E questa è già una cosa molto interessante. Allora magari torno indietro un po' brutalmente, mi perdonerete ragazzi per questa. Ecco, vedete le rimanenze. Rimanenze da 20 milioni e 3 a 19,7. C'è un pochino di sgonfiamento, ma non parliamo di milioni. Se fossero milioni è molto pericoloso, perché ci racconta un'altra storia che è quella che stavamo commentando ora. Quindi, ragazzi, qual è la questione? Che imparando da questi principi, noi riusciamo a immaginare che cosa può succedere nei gruppi informali? Perché nei gruppi formali che consolidano, scusate, ci sono gruppi formali che non consolidano perché non raggiungono i 40 milioni. Ci sono gruppi che consolidano e poi ci sono i gruppi informali che se anche raggiungessero 100 milioni non consolidano per una questione di mancata partecipazione incrociata fra le aziende. Quindi veramente un mondo molto particolare. Bon, tornando a noi. Stefano, quindi con queste tecnicalità e facendo la somma e provando a guardare quali sono i rapporti fra società, noi possiamo un attimino provare a immaginare dove potrebbero esserci i rigonfiamenti, perché ragazzi, il gioco del consolidato è solo un gioco di rigonfiamenti. Spompiamo il silicone. Io credo, Stefano, quando hai a che fare. E su questo vedo che sono molto sensibili gli istituti di credito, perché le aziende che hanno a che fare con altre aziende e sanno che il loro cliente è parte di un gruppo anche informale, non si fanno tutte queste domande. Ma le banche invece sì, perché adesso faccio io un po' questa testimonianza un po' brutta, però ragazzi, la vita è la vita, bisogna dirsi le cose come stanno. Cioè, la vera realtà è che le banche ti dicono in un gruppo, se ci sono tante aziende che lavorano una con l'altra, c'è la gran tentazione di inventarsi le vendite, farsi pure non solo ragazzi questa roba qui che mi porto il magazzino da un'altra parte e magicamente aumenta di valore e nessuno mi può dire niente perché formalmente ho rispettato tutto. Ma potrei anche, questo mi fa ridere, io potrei essere A, scusate, torno indietro, ma perdonatemi, io potrei essere A che ha fatturato a B e voler pure anticipare la fattura che faccio verso B in modo che mi venga finanziata dalla banca per un certo periodo. Magari l'ordine addirittura. Arrivo fino all'inizio e allora. No, e questo che cosa comporta, ragazzi? Comporta il rischio che quando ci sono società insieme, il portafoglio di Comodo diventa molto più facile crearlo. E quando tu ti crei del portafoglio di Comodo, vuol dire che ti stai finanziando in maniera anomala proprio per cercare di sfruttare linee di credito perché al tuo interno le cose non funzionano. E, non so, Stefano, le banche credo che vi chiedano e vi qualche aiuto in questo caso. A livello bilancistico,
si può fare quello che si può, però loro almeno il loro portafoglio fra gruppo lo conoscono. E infatti l'analisi che fanno, e credo che questo te lo chiedano quando inseriscono un nominativo, se si riesce ad avere tutto il dedalo dei soggetti che hanno a che fare Sì, con loro. allora diciamo che la richiesta principale viene fatta proprio in fase di monitoraggio, dove noi siamo utilizzati come una soluzione che si affianca a quelle classiche del monitoraggio, dell'anti-money laundering, eccetera, eccetera, perché siamo in grado di dare una visione, di costruire una visione consolidata in pochissimo tempo. Quindi, se vuoi, c'è anche un tema di efficienza. La Banca d'Italia dà una definizione molto precisa dei gruppi di fatto. È curioso perché nella mia esperienza, tu ne hai di più di me nelle banche, nel 99% dei casi ci si limita alla parte del controllo. Quindi il gruppo di fatto, quando uno controlla quell'altro, allora la banca. In realtà ci sono altre definizioni di gruppi di fatto che sono più collegate al concetto di abbiamo, no, lo stesso mercato prevalente, abbiamo lo stesso gli stessi fornitori principali. Ecco, quella definizione lì nella mia esperienza viene usata poche volte. Però qualunque sia la definizione adottata dalla banca che spinge ad avere un'analisi consolidata, il contributo che cerchiamo di dare è proprio questo. Quindi io prendo delle situazioni che non consolidano formalmente e riesco a mettere insieme, perché alla fine non abbiamo citato ancora una cosa, e mi stupisco che tu non abbia fatto, ma io nemmeno l'ho citata, ovvero la cassa, perché alla fine alla banca interessa capire come gira la cassa all'interno del gruppo, qual è il cash flow del gruppo. E se faccio fatica a capire senza consolidare come girano i ricavi e i costi, figurati andare a fare un'analisi della cassa, cosa vuole dire. Si può fare, questo è un contributo interessante, e possiamo andare anche ad includere le società estere, perché tante volte nel portafoglio, non di consolidamento formale, ma nel portafoglio è inteso come qual è la tasca che alla fine risponde dal punto di vista del rischio. Nel dedalo trovo anche qualche società che sta all'estero, e in qualche caso fortunato posso trovare i bilanci, o se non li trovo, sono la banca, ho sicuramente una posizione di forza da questo punto di vista con il cliente, gli chiedo di darmi anche delle situazioni di società estere, quindi lì bilanci che hanno formati completamente diversi dai nostri, lingue completamente diverse dalla nostra e quant'altro. Quindi lì c'è una sostanza che deve essere poi anteposta alla forma, che è quella che poi serve alla banca. Esatto. Io poi vedo che le banche su quello sono attentissime, cioè da un nome cercano di capire qualsiasi collegamento, creano delle strutture di gruppo articolate e chiedono i bilanci di tutte, anche quelle che non sono formalmente del gruppo e quindi fanno, diciamo, quello che loro chiamano il soggetto economico, no? Un qualcuno che ha a che fare con più realtà. E questo è un primo meccanismo di difesa. Il secondo meccanismo di difesa che vedo che utilizzano è quello di dire: bene, adesso che ho capito che quella società lì in qualche modo è collegata con te, io lì ti metto un vincolo, cioè se io ti ho dato 1 milione di euro di facilitazione di cassa per portarmi fatture, delle tue società io accetto al massimo il 20% di quel milione, l'altro mi devi portare clienti esterni al gruppo, che è la famosa concentrazione single name e cose di questo tipo. Altresì, e mi hai lanciato un la enorme, una cosa interessantissima che dico sempre come, chiamiamola, appiglio, le società piccole che fanno il bilancio magari abbreviato o addirittura micro, che magari sono parte di un gruppo e dove non riuscite a capire bene come gira il fumo perché non avete i dati per sgonfiare i valori, una sola cosa in realtà è un porto sicuro, che è il rendiconto finanziario. Se voi ci pensate, l'unico prospetto che è uguale sommando i bilanci o facendolo al consolidato è il rendiconto finanziario. Perché la cassa non si inventa, ragazzi. Fare il rendiconto del consolidato o sommare i rendiconti finanziari delle singole società non cambierà nulla, si potrebbe spostare una voce sopra sotto perché una lo considera un flusso, che ne so, finanziario e l'altra operativo. Invento, eh? Però la cassa non si inventa, è l'unica cosa che potete sommare. Quindi, se volete vedere il cash flow di gruppo, non dite non ho consolidato, non posso fare
il rendiconto del consolidato. No, sommateli, è l'unico che potete sommare. Però è chiaro che non avendo l'idea dello sgonfiamento di tutti i discorsi che ci sono, è sicuramente un dato molto utile per capire qual è la sostenibilità di debito di gruppo e non solo della singola società, perché magari una produce e l'altra no, però facendo tutte capo a Stefano, Stefano in qualche modo farà in modo di girare i soldi da una all'altra, o no? E allora quella è un'arma veramente preziosa. E quindi vi posso consigliare, questo come consiglio in uscita, perché ormai siamo alla fine, l'analisi del cash flow è sempre un porto abbastanza sicuro, quindi fortunatamente potete almeno fare quella. L'abbiamo, eh? Sì, vabbè, Quindi. che Linus abbia il rendiconto, assolutamente, quindi in quel caso lì può sicuramente aiutarvi la piattaforma. Purtroppo, come ripeto, non è la panacea di tutti i mali, però un briciolo di contezza ve la può dare e sicuramente un'informazione in più. Vedo che non avete quesiti particolari, anche perché non ho detto che potevate fare domande, però immagino che lo sappiate nella chat. No, visto che qualcuno ci ha fatto dei quesiti durante l'esposizione, ma erano all'inizio alcuni quesiti tecnici, e poi un nostro amico Domenico, molto molto interessante la parte di Stefano. Ah, grazie, no, scherzo. Però scritto molto molto interessante, no, perché ogni tanto abbiamo degli esseri malefici. No, scherzo. Bene, ti ringrazio tanto Stefano che abbiamo usato tutto il nostro tempo. Spero che sia passato qualche stimolo, qualche riflessione, qualche modo per vedere i gruppi in maniera, ecco, meno anche così altisonante. Oddio, il gruppo, non capisco niente. No. In realtà le cose sono abbastanza semplici, quindi non è che ci sono cose stratosferiche, però dall'altro lato si possono fare belle analisi. Allora, sono arrivate in realtà due o tre cose in chat. Leggiamo. Buongiorno. Ah no, sì, Marco, lo potrai vedere online, ti daranno la registrazione e le slide, quindi non preoccuparti, Marco. Simona, da approfondire ulteriormente, possibile? Beh, sì, nel senso sono i corsi che facciamo sul consolidato, oppure non so se Linus ogni tanto fa iniziative, quindi se state tuned con Linus e con noi, però diciamo nei corsi nostri normali, quelli diciamo fra virgolette catalogo, non lo abbiamo spesso, anche perché è un tema che vedete interessa a 4.800 persone, aziende, che è lo 0,5%, quindi è molto, molto richiesto nelle banche e quindi lo facciamo on call. Però c'è Giovanni, Stefano. Se un'impresa è obbligata a consolidare ma non lo fa, cosa succede? No, questo rispondo io. Sì, esatto, Giovanni, c'è solo la sanzione amministrativa che è il mancato deposito del bilancio, nel senso che anche se non depositi il tuo bilancio, quello individuale, prendi una multa di 500 euro per amministratore sindaco, quindi ti cucchi la tua multa e chiuso Milano. Beh, se sei quotato, però se sei Ah no, no, in. quotato, ti arriva la Consob e ti uccide. Bilanci consolidati anche per filiali esteri, chiede Simona Ghilardi, cioè voi riuscite a captare anche bilanci stranieri e metterli vicino agli altri, Stefano? Allora, nel momento in cui si vuole fare un consolidato di fatto, dal punto di vista della piattaforma è indifferente qual è il paese di provenienza del bilancio. Questo lo dico perché non è vero che i bilanci, per esempio, europei sono simili, non è affatto vero, è una grandissima bugia. Lo sono se parliamo di grandissime imprese, quelle che adottano gli IFRS, quindi lì siamo su degli standard noti, ma è lo 0,%. Quindi, se la persona che ha fatto la domanda sospetta che una società vada consolidata e vuole trovare un riscontro a livello di informazione, no? Catena alimentare, come la chiamo io, possiamo provare sicuramente ad aiutarla. Se lo sa già, allora il tema è solo, tra virgolette, andare a creare il consolidato. In quel caso lì, naturalmente la possiamo aiutare con la piattaforma, che andare un Certo. po' più a fondo nella procedura che abbiamo toccato prima. C'è una domanda simile. Fortunato ci chiede una conferma. Quindi
la piattaforma Linus riesce a predisporre un consolidato su bilanci che non aprono l'obbligo di fare il consolidato? Sì. Riesce a fare il bilancio somma? Cioè, Riesce a fare, allora, riesce a fare o il forse bilancio somma. fortunato ho messo male la domanda perché non si può consolidare un bilancio, dei tanti bilanci se non hai il consolidato perché non puoi avere le informazioni interne. Però, come ci ha fatto vedere Stefano, scusa se ti passo davanti Stefano, ma vorrei essere chiaro. Siccome ci ha detto Stefano, tu fortunato hai le elisioni da fare, la piattaforma ti consente di andare a ridere da una parte all'altra. Ho capito Esatto, bene, esatto. Stefano? Sì, puoi fare o il bilancio somma dove non fai nessuna rettifica, per cui c'è proprio la somma, quello che hai detto tu ed è correttissimo. Oppure puoi fare non un consolidato nella vera accezione, ma prendi diverse società e cerchi di elidere le poste che pensi siano quelle cross e quindi puoi fare anche questo. Il vantaggio, poi mi taccio, è che quando tu lo fai, tutto il resto dell'analisi, che giustamente non abbiamo toccato perché non era oggetto del webinar di oggi, quindi la bancabilità, il flusso di cassa, l'indice automaticamente tiene conto di quelle lesioni lì. Questo è il vantaggio. Fantastico. Andiamo avanti. Liana, adesso sono partite le domande, vedi tu? Pensavi che non ci fossero. È colpa tua, Stefano. C'è Sempre. qualche differenza tra fare consolidato fra solo società italiane e consolidato fra società italiana e estera? Allora, qua a livello giuridico mi sento di dire, bisogna capire chi è che consolida, cioè se un gruppo in Italia o un gruppo all'estero. Se consolidi in Italia con una società estera, io l'ho fatto ad esempio, ho una polacca che devo mettere nel mio consolidato. Mi prendo il bilancio polacco, lo traduco in euro perché là ci sono gli zloty, me lo sloto, lo traduco in euro e poi lo metto dentro nello schema italiano. Se invece è il contrario, allora io lo do a chi consolida sopra. Mi chiede alcune aziende, poveracce, Diana, Liana, e un po' forse anche per colpa tua, secondo me. Devono fare il bilancio individuale con i principi italiani, poi fanno il bilancio individuale IFRS perché poi vengono consolidate in una IFRS, cioè in una quotata estera, quindi muoiono giovani. Tu Vero. interrompi se devi aggiungere qualcosa. No, no. Daniela ci dice, quando un gruppo consolida secondo i nuovi principi contabili, ad esempio l'IFRS 16, che è quello nuovo per il leasing, è possibile correggere la riclassifica in Linus del consolidato dell'anno precedente in modo che siano comparabili? Auguri, Stefano. Sì, no, in realtà è facile questa domanda perché abbiamo proprio un webinar su questo nei prossimi giorni e se va su linus.it nella sezione webinar lo trova, dove andiamo a fare un esame di quelli che sono gli effetti dell'applicazione della nuova normativa sulla locazione, no, sui leasing fondamentalmente e quindi andare a fare le correzioni sui bilanci ipotizzando, no, di fare una specie di IFRS, quindi inserendo il cespite nell'attivo e separando le voci dal conto economico e il debito nel passivo anche per gli anni precedenti, ovvero quegli anni in cui non era obbligatorio questo tipo di suddivisione. Perché, concludo, se da quest'anno diventa obbligatorio fare questo tipo di scrittura delle locazioni finanziarie operative nei bilanci, ho un effetto per cui se confronto il bilancio di quest'anno di un'azienda che è soggetta a questa normativa con quello dell'anno scorso, ho una differenza sugli EBITDA perché banalmente la rata del leasing è fatta da oneri e rata operativa e quindi riporto sotto. Per cui la risposta è sì, c'è un webinar nei prossimi giorni e mi sembra, lo dico anche in diretta, faccio una Infatti, cosa brutta, non ti arrabbi, vero? ma no, tanto che lo Tanto. cerchi, Daniela, di sicuro se hai fatto il bilancio nuovo con l'IFRS 16, solo per poterlo comparare, sei stata costretta nel bilancio nuovo a mettere la colonnina del bilancio prima allineata ai principi nuovi, come era successo anche alle aziende individuali con la riforma del 139-2015, il bilancio 2016 avevano dovuto riesporre anche al 2015 e quindi si erano cuccati due bilanci. A questo punto il buon Stefano ti stava dicendo, guarda che avendo il dato me lo vai a inserire dietro e io Certo. riesco a portarti avanti la riclassifica così. 5 febbraio, 9 e un quarto. February 5th, 2020, 2020.
Benissimo, ragazzi, vedo che niente, domande si sono esaurite, anche perché se no vi rubiamo tutta la pausa pranzo e non riuscite a tornare al lavoro. Vi ringrazio tanto perché siete stati tantissimi e attentissimi anche oggi. Spero che vi risulti utile e noi ci aggiorniamo sempre su questi canali con ricchi premi e cotillon. Grazie a tutti, grazie a voi. Ciao Ivan. Ciao, ciao Stefano, grazie.